È un ragazzo che è umile, è un ragazzo semplice, però ama la musica e la musica non tradisce mai. Perché siamo passati da un brano, direi popolare, ad un brano di musica classica? Perché questo ragazzo sta studiando al conservatorio e sta dando dei risultati importanti. Questa sera si accompagnerà da solo con, naturalmente, questa fisarmonica. Con un brano importante, un brano fantastico che intanto il nostro Roberto Rossi si mette alla fisa. Volevo dedicare in modo particolare Betty di Vero la Vecchia di Brescia per il suo compleanno e salutare anche il nostro Galelli Franco che domani festeggia il compleanno. Gli auguri va da tutta la nostra equipe di Super TV perché è il nostro tecnico che invia i segnali nello spazio. Auguri di cuore! Bene, allora, signori, però non deve volare una zanzara qui a Gatteo Mare stasera. Ci esegue un brano scritto da Monti e della Ciarda. È un brano molto impegnativo, un brano d'attrazione. Io vi invito ad ascoltarlo e poi alla fine applauditelo. Grazie davvero di cuore. Roberto Rossi. Thank you.
Signori, Roberto Rossi. Grazie Roberto, sono contento che tu sia venuto a Gatto al Mare. E tu da dove vieni esattamente? Da Rovescala. Dalla provincia di Pavia, dove si produce anche del buon vino? Sì. Parola magica dell'azienda del babbo che produce del pino, vino, pino nero vinificato bianco, quindi non si scherza. Saluto il papà Ivano e saluto anche la mamma e facciamo ancora un applauso al nostro amico Roberto di poter continuare con gli studi. Sei stato fantastico. Buona fortuna davvero di cuore. Ancora a te. L'applauso di Gatto al Mare. Ciao. Grazie. Eh beh, diciamo che hai portato un ragazzo che ha provato sicuramente una grande emozione, una bella, e ha vissuto una bella esperienza, perché insieme a dei musicisti, insomma, assieme a tantissima gente, esibirsi qui sul palco con una diretta TV, sono cose che magari una volta, io quando ero ragazzino me le sognavo, oggi si ottiene tanto e subito, bisogna stare un po' coi piedi per terra per non farsi coinvolgere troppo dagli entusiasmi, continuare a studiare, continuare a procedere con la propria famiglia. La televisione ha un ruolo importante che non è quello di donare lo spazio solo a chi è importante. La televisione deve dare una mano, un contributo anche a chi deve farsi conoscere, perché se chiudiamo le porte a tutti o le apriamo solo per chi è raccomandato, non va bene. Bisogna aprirle a chi ha talento, come ha fatto questo ragazzo. Quindi Mario, credo sia importante questa cosa, perché altrimenti formiamo solo talenti che durano come da Natale e Santo Stefano, che tu li vedi poi vanno a Sanremo, dopo due settimane non sanno più nemmeno chi ha cantato a Sanremo. Quindi insomma, se vogliamo fare bene la musica, facciamola e diamola in mano a chi veramente fa la differenza e che ha delle facoltà per farlo. Allora, siamo arrivati al momento di